Valestro Alberto Ruvo, il suo collega della Veloce. Andiamo a sentire cosa hanno detto. Allora, la partita era difficile come pensavamo che fosse. Ponte Decimo sicuramente è una buona squadra. Noi in casa fino ad oggi abbiamo fatto molto bene, anche oggi. Abbiamo provato a vincere. In qualche momento, forse all'inizio, abbiamo anche sofferto, però sofferto più che altro a centrocampo. Penso che tiri in porta il mio portiere non abbia subito. Quindi vuol dire che abbiamo fatto bene anche l'aspetto difensivo. È un momento che forse ci manca il pizzico di fortuna. E che è importante per comunque riuscire a ottenere risultati. Noi ce la giochiamo con tutte le squadre, ci sono episodi che determinano le partite, ad oggi siamo in credito, non per ultimo al 93esimo traversa, palo, io non so come possa non essere entrato quella palla lì, però il calcio è questo, i ragazzi gli ho fatto i complimenti che comunque hanno fatto quello che devono fare, hanno sofferto quando c'era da soffrire e hanno provato a vincere quando c'era da provare a vincere. E poi per quanto riguarda la partita di domenica prossima, giochiamo di sabato, anticipiamo a Chiavari con la Veloce. Quindi non giochiamo a Lavagna, però giochiamo sempre in casa. È una squadra, sicuramente anche loro hanno un attacco, penso, uno dei più importanti della categoria. Quindi dovremmo stare attenti e in difesa, ripeto, la prestazione di oggi. Allora, è stata una partita molto difficile per noi. Sappiamo che il Valesturla è una squadra di tutto rispetto. Sapevamo che con gli innesti sicuramente di Ranieri in mezzo al campo aveva guadagnato sicuramente dal punto di vista della mobilità e della diga a centrocampo. Sappiamo che giocano 4-3-3, noi siamo venuti qua per fare la partita. Secondo me, io devo dire grazie ai ragazzi. Siamo un po' a livello fisico forse scesi in due elementi, Ferrara e Scarsi, che sono arrivati da noi da poco tempo, però sappiamo che è un campo molto difficile. Una partita, secondo me, il risultato è giustissimo, il pareggio. Non ho capito l'espulsione di Marcenaro, vorrei rivederla, perché secondo me è una doppia ammonizione fasulla in quanto lui ha preso la palla piena, ma comunque l'arbitraggio è stato tutto sommato positivo, il risultato che alla fine secondo me ci sta sia per noi che per loro. È una bella squadra il Valestura, niente da dire. Per quanto riguarda noi dobbiamo recuperare mercoledì con Sestri Levante, sarà una partita difficile, avremo due assenze, Aledda e Marcenaro, bisogna vedere se il comunicato esce prima o dopo il mercoledì, comunque due assenze per noi pesanti, andiamo avanti, siamo una squadra giovane, sicuramente alti e bassi, però sono molto fiducioso per il futuro. Stefano Fresa, che lo ricordiamo anche a nostra attitudine, aveva allenato a defunta Grassarutese Sì. un anno e insomma, aveva provato una salvezza, un allenatore comunque di categoria, un allenatore che soprattutto a Ponte Decimo fa sempre bene. È andato anche in altre squadre, però poi torna sempre a Ponte Decimo dove lì fa sempre Sì, è lì il suo posto, diciamo così, è il suo nido dove bene. esprime al meglio. Ora una squadra interessante, piena di giovani, giovani di grande classe. È chiaro che deve ancora amalgamarli perché è una squadra che credo che tra novembre e dicembre abbia cambiato 5-6 titolari. Ecco, chiudiamo insomma la parentesi del campionato di eccellenza con la lettura di quello che è il prossimo turno. Ricordiamo che lo stesso Ponte Decimo, come ha detto anche Stefano Fresia nella parte conclusiva della sua intervista, riceverà domani pomeriggio al Grondona di Ponte Decimo il Sesti Levante. La gara di recupero dell'ultima giornata di andata si chiuderà il giorno di andata perché sono due squadre che non potevano giocare il 19 dicembre Sì. scorso per la neve, che aveva il neve e il ghiaccio che avevano colpito il Grondona di Ponte Decimo. Ci riproviamo domani pomeriggio, sicuramente in condizioni climatiche assolutamente diverse. Andiamo a vedere quello che è il prossimo turno. Per la prima giornata di ritorno, Bogliasco Sestrese, Cairese Pro Imperia, Fezzanese Fontanabuona, trasferta molto delicata sul piccolo campo di Porto Venere, è andata a finire 1-0 per la Fezzanese. La prima giornata era già una sorpresa. Rappallo Luanesi, big match, abbiamo detto prima per quanto riguarda la bassa classifica. Sesti Levante Busalla. Vado Riva Samba, trasferta da questo edificio, Valestura veloce anticipata a sabato pomeriggio a Comunale di Chiavari, quindi 20 miglia contro il Ponte Decimo che sarà reduce dal recupero contro Sesti Levante. Questo è il quadro, le gare tutto in programma domenica alle 14:30, ad eccezione di Valesturla, che gioca come detto contro la Veloce di Savona, dove sabato in casa al Comunale di Chiavari. Chiudiamo l'eccellenza, passiamo al campionato di promozione al girone B. La Samba Gritese era attesa da una lunga trasferta in casa del Focevara. È arrivato un risultato molto positivo, un pareggio raggiunto negli ultimi minuti grazie a Spanò, quindi un bel punto guadagnato, una bella boccata di ossigeno per la squadra di Marco Camisa. Ma se la regia è pronta, possiamo andare a leggere tutti i risultati del girone B. Borgoratti Baiardo 1-0, Campovolone Codiluni 1-1, Focevara Samba Gritese 1-1, Ligorna Caneto 2-1, Magra Azzurri Cumpolis 0-4, Molassana Castelletto 0-0. Real Vadivara Athletic 0-1, Taras Romita Orto Novo 0-1, un campionato dove regna sempre l'equilibrio.
possiamo andare a vedere la classifica. A parte alcun Polis che ha mai un vantaggio, diciamo, ha vinto 4-0 in casa del Magazzurri, quindi un netto predominio. Nella classifica, alcun Polis 37 a 10 punti di vantaggio. Poi ci sono tante squadre in pochi punti: Borgoratti 27, Atletica 26, Campovarone 25, Samaghetese 23, Coldiluni 22, Baiardo 21, Canaletto Magrazzurri 20, Taros 19, Molassana 18, Ortonovo 17, Reale Valdivara 15, Ligorna 15, Focevara 11, Castelletto e Solferino a 10 punti. Insomma, la Samaghetese resta comunque sempre nella parte migliore della classifica. E non è ancora impossibile che possa, non è ancora diventato impossibile raggiungere i play-off, che sarebbe al suo primo anno, perché è una matricola, sarebbe un risultato importante, perché appunto, a parte la Cum Polis che fa storia a sé e corsa a sé, le altre sono lo stesso Borgoratti, mi pare a 4 punti dalla squadra di Camisa. Qui insomma sì, un campionato molto molto equilibrato, ci sono fatta per la Cum Polis, ormai destinata all'eccellenza, probabilmente avanti di questo passo già prima di Pasqua sì, sarà già matematicamente promossa in eccellenza, massimo campionato regionale. Abbiamo anche, grazie ad Agostino Affonsi, dirigente della Samaghetese, abbiamo anche la possibilità di mostrarvi le immagini dal campo del Focevara. Se la regia è pronta possiamo mandare le immagini. Punto anche qua, il campo ridotto in condizioni ai limiti della praticabilità, la Samaghetese è maglia arancione, pantaloncini neri, maglia nera e calzoncini bianchi per il Focevara. Una partita che, come vedremo, si era subito messa bene per i padroni di casa, che hanno trovato il gol dopo 10 minuti con Mezzani. Adesso vedremo appunto anche nel dettaglio questa azione del giocatore del Focevara, un'azione sicuramente molto molto bella, perché Mezzani recupera subito un pallone, salta un avversario, riesce a saltare anche un altro, mette con un rimpallo, entra in area, passa la palla al compagno, il portiere pare, poi Mezzani si ritrova la palla nei piedi per segnare. Insomma, un gol, diciamo, fortemente voluto, la caparbietà di questo giocatore del Focevara. La Samaghetese però non ha mai mollato, nonostante appunto il campo in non perfette condizioni, si è visto all'estero la maggior tecnica dei giocatori, soprattutto anche di Bertorello, che ha preso un po' per mano la squadra. Qua siamo già al secondo tempo, come suggerisce la grafica, qua appunto lo stesso Bertorello che da lunga distanza prova un tiro, ma la palla resta lì e poi Nerotti non riesce a girarsi e a fare il gol. Si arriva poi comunque nelle botte conclusive, qua c'è un lancio di Pirani dalle retrovie, Pozzo la tocca di testa e Spanò con una bellissima torsione e una mezza rovesciata trova il gol. Siamo al minuto numero 92, adesso potremo dare play, andare a vedere molto molto bene questo gesto tecnico di questo giocatore, che l'anno scorso faceva fatica a segnare in prima categoria, a giocare quest'anno in promozione invece gioca sempre, trova sempre il gol. Qua c'è un lancio di Pirani dalle retrovie, c'è un salta a fare la torre Pozzo, la palla arriva a Spanò, molto bravo a infilarsi nelle mani avversarie e di mezza rovesciata praticamente fa un gol bellissimo. Quanto importante, Danilo? Importante sul filo del fuorigioco, perché è scattato proprio sulla linea dei giocatori, è stato molto bravo giocatore, un buon gol da attaccante anche di rapina, intelligente a leggere l'azione, molto bello. Poi un gol al 94esimo, 92esimo, con un gol che va doppio. Esatto, su un campo che credo che siano stati 94 minuti molto lunghi, perché vedevo una parte del campo che mi stavo chiedendo che cosa coltivassero in quelle buche, perché lì sono delle vasche più che delle buche, sì. È incredibile, a volte qui da noi fanno delle storie per certi sintetici, per il sintetico, ma nello spezzino ci sono dei campi come questo qua che mi chiedo come abbia avuto l'ok, perché ripeto, non ho visto delle buche, ho visto delle vere e proprie vasche nel terreno di gioco. Ecco, possiamo andare a vedere quello che è il prossimo turno del campionato di promozione. La Samaghetese gioca ancora in trasferta, giocherà sul campo del Reale Valdivara, ma il programma completo è Bolgorati Canaletto, Campomarone Castelletto, Ligorna Coldiluni, Magrazzurri Baiardo, Molassana Atletica, Ortonovo Cum Polis, Reale Valdivara Samaghetese, Taros Romito Focevara. Le gare sono in programma tutte domenica alle ore 14:30. Un'altra trasferta molto impegnativa, sempre in terra spezzina, per gli arancioni di Mauro Camisa, che però hanno dimostrato di stare bene, soprattutto di aver ormai superato lo scotto della categoria, ormai sono una squadra di categoria pur essendo una matricola. Siamo arrivati in fondo alla nostra trasmissione, ringraziamo ancora una volta Danilo Sanguinetti, che è stato con noi nelle due trasmissioni di Ene, grazie Danilo. Grazie a voi. Ringraziamo ancora una volta per la parte tecnica Simone Falsetti e Lelio Mollar. L'appuntamento su Levante Sport TV per i risultati e le immagini è per domenica nella nostra trasmissione live di Andrea Ferri di Trovale Bella. Per quanto riguarda tutte le eccellenze e promozioni, l'appuntamento è per martedì prossimo. Grazie a tutti voi per l'attenzione, ci rivediamo sempre qua su Levante Sport TV.